lavorato e sono sfinita. Non immaginavo così tanta fatica e così tanta noia. Adesso lo so che le immagini non sono solo immagini, sono comunicazione, memoria, sapere, educazione. Di certo non immaginavo che le immagini televisive fossero uno specchio così preciso per alcuni comportamenti. Ho cercato di vedere dentro quello specchio per vedere chi siamo e magari riuscire a modificarci se non ci piacciamo. Ho capito anche che gli specchi servono spesso a nascondere oltre che rivelare. Ricordo quando Marco mi diceva che la TV ha un potere incredibile. Pur parlando del reale, rappresentando il reale, riesce a dissimulare. La TV oggi ruba, deturpa, mina il paesaggio della coscienza di tutti. Ci toglie le radici e le fondamenta. Tesoro, vai pure che Tino deve darti un'occhiatina. Vai, vai. Ecco, grazie. Puoi andare, grazie. Volti ricondotti a maschere dalla chirurgia estetica. Corpi gonfiati a dismisura come fenomeni da baraccone di un circo perenne che ci rimandano un'idea di donna contraffatta, irreale. Allora sono sicura che la TV la puoi guardare, la puoi sopportare, ma solo pensando che è un grande circo. Chi siamo? Cosa vogliamo? Come mai tutte le donne d'Italia non scendono in piazza protestando per come veniamo rappresentate? I volti e i corpi delle donne reali sono stati occultati. Al loro posto la proposizione ossessiva, volgare, manipolata di bocche, cosce, seni. Una rimozione e sostituzione con maschere e altri materiali. Dove sono finite le qualità del femminile nelle immagini che oggi dominano? Allora, belle e mute in TV sono così le donne che piacciono forse agli uomini. Un passo avanti, un passo indietro, una provocazione, ne parleremo con i nostri ospiti. Dopo anni di lotte e recriminazioni per eliminare dalla TV la valletta muta al fianco dei conduttori, ecco che sta tornando in auge la bella ma silenziosa dama di compagnia. Corsi e ricorsi storici. Non riusciamo a scorgere in TV una natura peculiare dell'essere femminile, un'identità nuova, originale, genuina, se non una in contrapposizione a quella maschile, a parte pochissimi casi su reti minori o in orari di bassa audience. La presenza della donna in TV è una presenza di quantità, raramente di qualità. Allora diciamo insieme, signore e signori, pubblicità. Signori, pubblicità. La donna proposta sembra accontentare e assecondare i presunti desideri maschili sotto ogni aspetto, abdicando completamente alla possibilità di essere l'altro. Tu sei uscita su vari giornali con tanti uomini. Fin quando lo fa l'uomo, lo sai, che cara, esce con tante donne, quindi sì, il mio fidanzato, è sempre bene che gli potessero quando una donna si fa vedere con tanti uomini viene definita invece un'altra cosa. Ridotta e autoridotta sia ad oggetto sessuale, impegnata in una gara contro il tempo che la costringe a deformazioni mostruose, costretta a cornice muta o assurta al ruolo di conduttrice di trasmissioni inutili, dove mai è richiesta la competenza. Grande campionessa! Quante medaglie? Di che tipo? Di che tipo, accomodati? Non lo so. Benvenuta. Ben trovata, Roberta. Allora, tu sei, lo vediamo tutti, una bellissima ragazza. Avresti potuto fare una vita tranquilla, magari sposarti un principe, che ne so. 7 carciofi, succo di limone mezzo, cosa vuol dire succo mezzo di limone? Mezzo limone. Succo di mezzo limone, va bene? È come se la donna non riuscisse a guardarsi allo specchio, non accettando se stessa, la propria faccia, così com'è. Si parla di labbra. Di labbra. Oh, 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 oh. Labbra vere, labbra finte, cosa bisogna mettere, cosa fa male, cosa è utile. Allora, partiamo subito con le labbra, quelle là che uno ogni tanto vede che sono queste cose. Essere autentici probabilmente costituisce uno dei diritti fondamentali dell'uomo, ma essere autentici richiede di saper riconoscere i nostri desideri ed i nostri bisogni più profondi. Dal mio punto di vista, credo che il vero problema delle donne sia non essere più in grado di riconoscere i propri bisogni e di conseguenza, com'è possibile essere autentiche? Poi comunque
Comunque, Maria, la femminilità è altro, la seduzione ci sta. Essere donna, essere femmina, profumare di femminilità è un'altra cosa. Parli proprio te di profumare di femminilità. Assolutamente. Guarda, sì, mamma mia. Guarda, tesoro, senti fra te e me, io sembro una bambola, tu dobbiamo parlarne. Non lo faccio per me, lo faccio per gli uomini italiani. Ti tocca la doccia. Fare la doccia. Prego. Vai, Sara. Grazie alle nostre ragazze. Vieni, grazie. Vai, Sara, vai. Aspetta, con la doccia. Chiudete. Ti aiuto, vai. Silvia, su questo, dimmi, divano c'è una gara di davanzali. Guarda, che ti dovresti solo scomparire. No, lascia perdere, perché io ho chiesto alla sarda se aveva qualcosa per rinforzare, ma non c'è niente, non c'è la materia prima. Va bene, grazie. Parliamo d'altro, ragazzi, ok? Comunque vi guardo e sono felicissima per voi, cosa devo dire? Abbiamo introiettato il modello maschile così a lungo e così profondamente da non sapere più riconoscere cosa vogliamo veramente e cosa ci rende felici. Il gusto della seduzione. Voglio dire che ci guardiamo l'un l'altra con occhi maschili. Guardiamo i nostri seni, le nostre bocche, le nostre rughe, come pensiamo un uomo ci guarderebbe. Il modello corrente di bellezza non ci rappresenta ed è perlomeno strano che la pubblicità utilizzi immagini con riferimenti sessuali appetibili per i maschi per attrarre però pubblico femminile. Il gusto della seduzione. Sono sicura che senza questa pressione continua sul dover essere belle, secondo dei canoni che noi non abbiamo scelto, ci accetteremo molto di più per quel che siamo. E se è vero che i corpi dicono sempre qualcosa di più della lingua di chi vorrebbe dominarli, cosa ci stanno dicendo questi corpi? Vai, vai, forza! Forza, che manca poco! Al Bagaglino, poche settimane dopo l'umiliante vicenda di Ballettopoli, Elisabetta Gregoraci avvalorava il suo ruolo umiliante avuto nello scandalo cantando La rumba del Lecca Lecca. E avevamo bisogno della valletta Sadomaso? C'era bisogno di una figura così carica di un erotismo per nulla solare che probabilmente impedisce che gli uomini che rientrano a quell'ora dal lavoro abbiano voglia di cambiare canale. Perché è accaduto? Forse un'ipotesi è perché è così che funziona il sistema. Questi sono i nostri modelli di riferimento. È così che funziona dall'alta moda alla politica, dallo sport alla musica pop fino alla medicina. Entrarne a far parte ti rende una donna forte, ti dà potere. Buongiorno dottoressa, come stai? No, tutto bene, benvenuta. Bene, grazie. Allora, occupiamoci del viso. Allora, oggi facciamo proprio dei trattamenti che servono proprio, come avete detto poco fa, a sistemarci per le feste. Abbiamo stabilito che le donne emancipate devono proporsi pubblicamente e dichiaratamente come oggetto di desiderio. Sempre e comunque in ogni situazione, anche quando siamo interpellate per la nostra professionalità, anche quando sullo schermo ci sono donne adulte, preparate, che avrebbero forse delle cose da dire. Cioè, la bellezza è criminalizzata in questo paese. Perché? Le donne belle, vero, le veline... No, fammi finire, vero, ti prego. È vero. Le donne belle sono automaticamente stupide, le veline sono automaticamente delle donne leggere. Scoprirsi. I tacchi devono essere sempre molto alti. A spillo, con la cavigliera, con delle catene sadomaso. Siccome però l'unico segno di desiderabilità che siamo in grado di riconoscere è un'esplicita allusione sessuale, abbiamo convertito tutta la nostra cultura all'estetica di uno strip club. Per riprendere queste immagini è necessario posizionare prima delle riprese la telecamera in modo che possa riprendere poi seni, vagine, cosce, come in un film porno. Se non che siamo sulla TV pubblica. Cristina, ultima eroina del Grande Fratello, è figlia del femminismo, che reinterpreta a suo modo. Prima c'era tutto da conquistare. Oggi, utilizzando anche quelle armi che una femminista avrebbe aborrito, ha dato vita ad un modello di donna nuova, che ha in sé molte contraddizioni. Racchiude in sé tutti i simboli del femminile che lei ha manipolato sino a renderli più consoni al mercato.
Ma il suo carattere non è da sottomessa, perché oggi, per avere successo in questo mondo, ci vogliono degli attributi maschili. Piacerà secondo me al pubblico maschile per le mie forme, ma piacerà soprattutto al pubblico femminile perché dicono: questa è una vera e propria ragazza con le palle. Cristina è tornata a pigolare, come la Milo, la Biagini. Da anni però le donne avevano riacquistato un tono di voce adulto. Ragazzi, sembriamo 5 scemi! Curiosamente, molte delle ragazze da calendario non sono altro rispetto alla femminilità diligente e studiosa, ambiziosa e determinata, descritta dalle statistiche della scuola. Spesso si tratta delle stesse ex bambine bravissime, gioia delle maestre. Sara Tommasi, paperetta, schedina e concorrente all'Isola dei Famosi, dichiarò: «Dopo 4 anni di studio alla Bocconi, sono stata manager in una grande azienda. Oggi sono io il prodotto, un prodotto che vendo nel mercato dello show business». Eccomi, sono venuta per ricordare il televoto. Allora, la domanda di oggi: vorresti vedere tua figlia nuda sui calendari? Chiamate dal telefono fisso il numero 163311 oppure mandate un sms al numero 48313 e potete scegliere tra 3 opzioni. 1 se siete favorevoli, 2 contrari e 3 se invece vostra figlia ha già posato nuda su un calendario. Eva, mi senti? Sì, ti sento. Dov'è il tuo reggiseno? Dove l'hai messo? Mi fai questo, Eva? Fai ta 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 e me lo lanci. Buttalo, via, buttalo. Ok, ta 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 ta. Buttalo. Dei 45 muscoli facciali, a parte quelli necessari per masticare, baciare, odorare, soffiare, tutti gli altri servono per esprimere emozioni. Più articolato e complesso sarà il carattere, intendendo per carattere la nostra essenza più profonda, più individuale sarà l'espressione del volto. Cosa stanno nascondendo questi volti? Perché le donne non possono più apparire con la loro vera faccia in TV? Perché non c'è più nessuna donna adulta che possa mostrare il suo volto? Perché questa umiliazione? Dobbiamo avere vergogna di mostrare la nostra faccia? Dover nascondere le nostre rughe, il passaggio del tempo che lascia le sue tracce sul nostro volto è dunque una vergogna? Ennesimo sopruso a cui nessun uomo viene obbligato. Diceva Anna Magnani al truccatore che prima del ciak stava per coprirle le rughe del volto. «Lasciamele tutte, non me ne togliere nemmeno una, ci ho messo una vita a farmele». Ma che vita vuoi? In che mondo sei? Siamo donne, oltre le gambe sei di più. Nascondendo la nostra faccia, stiamo rinunciando alla nostra unicità e dunque alla nostra anima? Il volto esprime la nostra autenticità. Anzitutto c'è la sua esposizione diretta, senza difese, nella quale appare la sua nudità dignitosa. È proprio il volto che inizia e rende possibile ogni discorso ed è il presupposto di tutte le relazioni umane. Ti è mai passato per il cervello che anch'io avevo degli obiettivi? Sì, ma tu evidentemente a 23 anni eri già matura. Io no, non ero matura a quell'età. Io, Veronica, sono diventata matura di fronte a questa possibilità di diventare perché madre. Perché si chiama senso del dovere. Questi volti rendono possibile la relazione? Il volto dell'altro mi coinvolge, mi pone in questione, mi rende immediatamente responsabile. La faccia umana reca un messaggio, vulnerabilità assoluta. Ed è per questo motivo che viene camuffata, nascosta, decorata, modificata chirurgicamente. Questo spiega perché è così difficile accettare la propria faccia. È come fissare in faccia la vulnerabilità assoluta. E come dunque restare vulnerabili, come restare noi stesse in un mondo dove si è vincenti solo se ferocemente invulnerabili? Che scelta difficile per le donne. Invulnerabili tra i vincenti o vulnerabili e dimenticate? La vulnerabilità è però il maggior fascino del volto. Pierpaolo Pasolini aveva capito in anticipo che la televisione stava per distruggere la poetica potenzialmente espressa dal volto umano. Pasolini aveva un senso acuto della realtà del volto umano, come luogo di incontro di energie ineffabili che esplodono nell'espressione, cioè in qualche cosa di asimmetrico, di individuale, di impuro, di composito. Insomma, il contrario del tipico. Che ne è dei volti delle donne e del femminile espresso da ogni volto nella sua unicità? Invecchiando, io rivelo il mio carattere, dove per carattere devo intendere tutto il vissuto che ha plasmato la mia faccia,
che si chiama faccia perché la faccio proprio io, con le abitudini contratte nella vita, le amicizie che ho frequentato, la peculiarità che mi sono data, le ambizioni che ho inseguito, gli amori che ho incontrato e che ho sognato, i figli che ho generato. Onora la faccia del vecchio, è scritto nel Levitico. È infatti un dovere del cittadino rendere pubblica la propria faccia e non nasconderla come oggi consentono gli interventi chirurgici. Non è da poco, infatti, il danno che si produce quando le facce che invecchiano hanno scarsa visibilità. Quando esposte alla pubblica vista sono soltanto facce depilate, truccate, rese telegeniche per garantire un prodotto, sia esso mercantile o politico. Un attimo, scusate, Sara chiede di poterlo fare sdraiata. Oggi sono molte le donne che hanno raggiunto potere e fama in TV e molte di loro sono donne mature con una storia alle spalle. Quale verità ci propongono i loro volti? Vi è stato spiegato il gioco, l'avete probabilmente già anche visto nelle precedenti edizioni. La Talpa è un reality un po' diverso, un reality molto duro, dove bisogna cercare di superare le proprie paure, le proprie fobie. 7 anni del mio padre, non ne ho niente che mi lego con lui, solo questa collana che mi tiene un ricordo del mio padre, basta. Non ne ho nient'altro. Mi dispiace, Camilla. Che modello di femminile possono proporre alle donne più giovani con cui sembrano gareggiare da un punto di vista estetico? Nessuna donna che proponga un'alternativa alla dittatura dei corpi perfetti? Faccio le serate, faccio autografi, sto su tutti i giornali. Geriatria, allora, signora, fa le serate. Qual è il problema tuo? Che non lo vuoi fare tu? No, mi domandavo, visto che lei mi fa delle domande, in qualità di cosa fa questi autografi? A volte ci vuole. In qualità di cosa? A me? Sì. Perché sono una collaboratrice di Maria. Ah, mi scusi, è vero. Guarda un po', è vero. Allora? Sì, no, adesso... Quello che vuoi fare era tu? Una... Chi ti credi da essere? Sei alta 1,5 metri, te leva i tacchi, levi il trucco, levi le stesce, il naso rifatto. No, sono suoi, Rosy. Le poche immagini di donne adulte non artefatte sono feroci. Iene, che si accaniscono verso giovani donne laddove il confronto estetico è impari, il dileggio, l'umiliazione della più giovane da parte della donna più vecchia. Ma se i volti non mostrano più la loro vulnerabilità, dove reperire le ragioni della pietas, l'esigenza di sincerità, la richiesta di risposte sulle quali poggia la coesione sociale? E allora il lifting, ci ricorda il filosofo Galimberti, facciamolo non alla nostra faccia, ma alle nostre idee, e scopriremo che tante idee che in noi sono maturate guardando ogni giorno in televisione lo spettacolo della bellezza, della giovinezza, della sessualità e della perfezione corporea, in realtà servono per nascondere a noi stessi e agli altri la qualità della nostra personalità, a cui magari per tutta la vita non abbiamo prestato la minima attenzione, perché sin da quando siamo nati ci hanno insegnato che apparire è più importante che essere, con il risultato di rischiare di morire sconosciuti a noi stessi e agli altri. Ragazze, secondo voi chi fuma la pipa, per dire, concentratevi bene però, sì, sente subito che aria tira? Ma per favore, brava! Ho detto, brava te, complimenti. Beh, una risposta che mi pare veramente adeguata. Non le sento queste risposte. Vabbè. Alle elementari, per suddividere un riassunto da un altro, la maestra mi diceva di disegnare le grechine, elementi decorativi, cornice del mio lavoro. La TV pullula di cornici donne. Alcune che ripropongono il leitmotiv erotico, altre che sono semplicemente di grazioso decoro, volti giovani e freschi che fungono da siparietto, soprammobile, grechine. E chi l'ha detto che per andare in televisione bisogna per forza saper fare qualcosa? Cioè, non è che uno deve per forza saper cantare, ballare, no. Queste sono belle! No. Ci ricorda Loredana Liperini, autrice del testo Ancora dalla parte delle bambine, come a monte del reggiseno in vista e delle labbra gonfie, che anche la più intelligente delle ospiti di un dibattito si sente, a differenza dei colleghi maschi, obbligata a esibire, c'è il malinteso concetto per cui un essere umano che ha raggiunto la presunta liberazione dagli stereotipi possa usare i medesimi per divertirsi. Allora, cercano 2 minuti di pubblicità e poi torniamo a parlare della televisione, del nudo, di come è cambiato il costume. E saremo tutti nudi in questi 100 anni.
Ma giocare con i simboli e con gli stereotipi presuppone una consapevolezza così potente, così granitica del gioco medesimo che è molto difficile non restarne scottati. Ci si può fare infilare sotto un tavolo di plexiglass. Si può assumere la funzione di gambe del tavolo, passare molto tempo lì sotto accucciata, mantenendo la leggerezza di un gioco, senza che da qualche parte recondita del nostro corpo non si produca una ferita. E cosa sentiamo noi di qua dello schermo? Lì alla TV c'è una donna che un uomo sta mettendo al posto delle gambe di un tavolo. All'epoca qualcuno provò a protestare, ma gli autori ed il presentatore Mammucari si indignarono poiché la ragazza è una scultura vivente e in gabbia ha pure i buchi per respirare. Una banana, un arancio, un limone e una mela. Tu il limone ce l'hai? No, non c'ha neanche il cervello. Concentrati sul frutto che ami di più. E poi lanciamo questo messaggio, o meglio, questo grande video che si chiama? Non lo so. Ecco, vedete? Che bella gente, perché? Dillo tu. Il video di Nancy. Già miseria, mannaggia. Perché non lavori con Schicchi, fai più soldi, hai meno problemi. Vedi che bel viso, come ti chiami tu? Chicca. Chicca. Vieni qua, Chicca, vieni. Chicca. L'hai detta a casa, lasciate, Chicca. Un numero infinito di donne umiliate. Molte delle donne adulte della TV italiana sono potenti come uomini e di conseguenza paiono sentirsi in obbligo di adottarne lo stile brusco, esattamente come farebbe un prevaricatore, anche se con modalità diverse. Bene, Elisabetta, vai! Tutte svantaggiate! Ma mi devi spogliare? Se vuoi sì, come preferisci. È pronta? Fredda, pronti, via! Via! È terrorizzata! Per anni ho creduto che la TV non mi riguardasse, non riguardassi milioni di donne che lavorano, si impegnano, che hanno uno scopo nella vita. Ma queste immagini balzano dalla TV ed entrano nelle nostre case, alimentano le fantasie, occupano gli occhi dei nostri figli, invadono il mondo. È in gioco la sopravvivenza della nostra identità. Perché non reagiamo? Perché non ci presentiamo nella nostra verità? Perché accettiamo quest'umiliazione continua? Perché non ci occupiamo dei nostri diritti? Di che cosa abbiamo paura?